Beh, sicuramente un plauso al Consorzio di tutela della DOCG perché ha fatto da apripista con queste due giornate e ci fa molto piacere che ci abbia coinvolti come associazione, però l'avevamo già detto in passato, vogliamo proprio legare il paesaggio alla cultura, non soltanto alla cultura del bere e del buon cibo, ma anche alla cultura vera, quella letteraria, quella che nei fatti è nel DNA del Veneto. E oggi all'inaugurazione di Cultura ha condiviso un'importante novità. Sì, l'importante novità è appunto che abbiamo pensato di portare sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ciò che con grande maestria è stato fatto da Francesco Chiamulera sulle Dolomiti e quindi raccontare la letteratura sulle nostre colline con una collina di libri, ma è solo una piccola anticipazione e poi ne parleremo quando vi daremo l'avvio ciò quest'estate. E quando ci potrà dare qualche anticipazione in più? Giugno. Grazie. A voi.